Ora io dico, mai possibile, mai possibile. Io ho fatto questo video già tempo fa. Faccio questo video così alla spicciolata, perché 4 mesi fa, il 13 agosto del 2021, ho fatto questo video su Windows 11, quella schifezza che è, e ancora una volta ci casco. Perché dal 13 agosto che ho fatto il downgrade, sono ritornato a Windows 10, il mio laptop mi ripropone di reinstallare Windows 11, reinstallare Windows 11. Adesso è arrivato il nuovo anno 2022, io mi pensavo che era tutto cambiato. Infatti questa volta si è attualizzato di nuovo a Windows 11. Io mi immaginavo che era tutto diverso. Invece stiamo sempre nella stessa solfa, soltanto che adesso le ragioni per la quale c'è incompatibilità con il mio laptop del 2018, che non stiamo parlando di un laptop del 2010, sono altre e ve lo farò vedere. Però grosso modo le ragioni sono altre. Prima non mi diceva perché c'era incompatibilità, ma mi diceva che non sarebbe funzionato bene. Adesso vi faccio vedere, questo video lo faccio alla spicciolata, perché veramente di Windows non ne posso più. Io non so se passare a Linux, a Apple o a quello che sia. Magari ci fosse un computer con Android. Ecco qua, care amiche ed amici. Che si presenta la schermata, di Windows 11. Molto bella, carina, tutto quello che vuoi, graziosa, ma fino a un certo punto. Io intanto sto iniziando a avviare l'editore che utilizzo sempre nel mio computer da scrittorio per poi editare questo video. Allora, innanzitutto passiamo a mettere la contrasegna e questo non lo filmo per ovvie ragioni. Questo non l'ho filmato perché logicamente qua è la contrasegna anche di Outlook. Ecco qua. Sempre solite applicazioni secondarie che vogliono essere attualizzate. Vediamo un po'. Qua vediamo un po'. Io non c'ho il filmare nello schermo neanche. Vediamo un po' di aprire l'assistente per comprovare. Io dico, ma se già l'ho disinstallato una volta Windows 11, perché si installa ancora? Allora, qua lo stato del tuo PC, dagli un colpo di vista. Allora, diamo un colpo di vista. Ecco qua, ecco qua. Non so perché in un idioma straniero, ma vabbè. Este equipo non cumple attualmente Windows 11 requisitos del sistema. Revise la seguente información para saber más. Cioè, questo equipo, questo punto computer non compie attualmente i requisiti del sistema di Windows 11. Mannaggia la miseria, ma io già lo avevo disinstallato proprio per la stessa ragione. Vediamo, perché mi sembra che mi è venuto con una tastiera straniera. Allora,
Allora, la ragione che dà il processatore non è compatibile attualmente con Windows 11. Attualmente, più informazioni circa le CPU ammesse. Il mio processatore, un Intel Pentium CPU N4002 diciamo che c'ha funziona a 1,10 GHz. Ma nuovo, questo laptop, questo coso qua, che è costato all'epoca, è un, come voi potrete guardare, Lenovo IdeaPad 320. Io mi chiedo, ma quanto vecchio può essere? Quanto vecchio può essere un processore Intel Premium CPU N4200 1,10 GHz? Io mi chiedo. A parte che installandosi Windows 11 è sparito qua l'icona della percentuale della batteria che io avevo. Dovrei reinstallarlo. Incredibile. Vai, che finalmente è partito dopo 2 minuti, eccetera, il browser nel mio computer principale. Allora mettiamo. Che purtroppo c'ho la tastiera rotta e devo mettere la tastiera virtuale. Quindi altro tempo sprecato. Mettiamo. E come? Adesso non funziona il serio. Quando uno ha fretta succedono sempre tutte le cose. Ecco qua. Intel Pentium, che io mi immaginavo che questo fosse un i4, invece no. CPU N4002 anno, vediamo un po' che anno è, se riesco a saperlo. L'Intel, qua lo dice, l'Intel Pentium N4002 è un SoC quad core pensato principalmente per notebooks economici e annunciato a metà 2016. Gira, quindi hai capito, io ho comprato un notebook a fine 18 che c'ha un quad core del 2016, capito? E in pratica mi è costato questo, questo che vedete, prezzo base 161, cioè il computer non è la cosa che più conta, la notebook. Ma quello che conta è il microprocessore, tutto il resto è mancia. E tu compri una cosa nel 18 ed è del 16.
Certo, se è economica è così, è inevitabile. Se questo magari fosse stato un microprocessore e poi un i3, i4, i5, perché qua il trucco della Pentium, mannaggia, è che ti dico della Intel, è che ti dicono Intel Pentium Inside. E quindi in questo caso avrei dovuto guardare che non diceva Intel i3, i4, i5. Comunque io ho saputo dell'incompatibilità di molti microprocessori molto più potenti, oltre che quad core, anche a 6 o 7 core, costruiti anche nel 18 o nel 20, fabbricati nel 18 o nel 20. Veramente i requisiti che richiede questo Windows 11 sono pazzeschi, sono allucinanti. E quindi che cosa volete che faccia io adesso? Faccio quello che ho fatto nell'altro video, mi sento preso in giro. Mi sento preso in giro dalla Windows e con questo dalla Microsoft. Mi sento preso in giro dalla Microsoft con questo Windows 11 che continua a essere incompatibile col computer, perché io non credo che il mio computer è incompatibile col loro sistema nuovo, ma è il loro sistema incompatibile col mio computer. L'ho comprato a fine 2018, mia madre me l'ha regalato, ha speso un'enormità e adesso risulta che sarebbe incompatibile con una versione di Windows che ti vogliono imporre. Il mio consiglio è di non installarlo. Soprattutto lo dicono anche loro, anche se il tuo computer compie i requisiti, questa non è una versione definitiva di Windows. Prima o poi, continuando a attualizzarsi, il tuo computer si disattualizzerà, quindi alla fine non risulterà idoneo e poi dovrai fare una reinstallazione di Windows 10 a pulito. E se per caso tu riesci a far funzionare Windows 11 fino alla chiusura del supporto di Windows 10, non puoi ritornare a Windows 10 perché non ci sarà un Windows 10 ufficiale da scaricare, una ISO ufficiale. E quindi, se hai un dispositivo del 2018-2020 che magari ha compatibilità, loro ti raccomandano lo stesso di non comprare. Cioè, no, loro ti raccomandano di comprare un nuovo computer che sia nativo Windows 11, ma non di non attualizzare. Questa cosa mi fa un po' di non attualizzare il tuo computer, fra virgolette, vecchio, anche se del 2020 o del 2021, perché se attualizzerà così tante volte Windows 11. Poi dall'avere certe differenze con il Windows 11 attuale. Non so se mi sono spiegato. Qua mi dice: guarda tutti i risultati. Allora, guardiamo tutti i risultati, già che ci stiamo. Il processatore non è compatibile. Invece questo tipo, ecco, ammette l'arranque sicuro TPM 2.0 abilitato. Ci sono meno di 4 gigabit di RAM di memoria del sistema. Memoria del sistema 4 gigabit, quindi gigabyte, quindi anche quello passa. Il disco del sistema è più di 64 GB, ne ha 1000. Il processatore ha due o più nuclei, infatti ne ha 4. La velocità dell'orologio del processatore è di 1 GHz o più rapido. La velocità di questo sistema è 1,1 GHz. Quindi sta bene su tutti i punti di vista. È un laptop FV6L3DDH 4
4 gigabyte di RAM, 1000 gigabyte di disco rigido, 3 anni di antichità. Capito? Almeno adesso so perché non è idoneo. Perché non accettano questo microprocessore del 2016. Ma io dico. Ma io dico, e poi cambiare il nome del computer. Qua dice suggerenze sopra lo stato del computer. Suggerimenti. Qua devo chiudere un sacco sempre estensioni che ci sono. Vabbè, ma qua mi dà la batteria. No, qua devo andare per forza in inizio. Vediamo se ci riesco. Configurazione. Perché se no, se passano 10 giorni me lo devo tenere. Poi vediamo qua che diceva in inizio. Ah, c'è una riattualizzazione. Vediamo di fare la riattualizzazione, tanto non ho nulla da perdere. Che poi è una beffa, no? Una burla nella burla. Mi dice che devo ritornare a Windows 10, però mi dice che c'è un'attualizzazione del sistema. È veramente assurdo, non so, io non so come si maneggino questi della Microsoft, ma cose del genere mi sembra che hanno fatto anche nell'Apple, però voglio dire, non arrivano agli estremi, a questi estremi, veramente. E adesso vi faccio vedere quello che sta succedendo. Le attualizzazioni stanno in corso. Mantieni, diciamo, lo devo pure attaccare nel caso rimanga senza corrente. Mantieni il computer attaccato. E adesso attacco il computer. Adesso attacco il computer. Che mi tocca fare? Ma perché ho messo le attualizzazioni se tanto debbo poi fare il downgrade. Sono un genio. E adesso in questa situazione non so se vi potrò fare vedere quello che sta succedendo oppure dovrò tagliare perché non ho molto tempo per fare questo video. È venuto un video alla chetichella. Comunque vi auguro ancora una volta di avere un felice e prospero anno nuovo. E qua ricomincio a filmare, se ricomincerò a filmare, se il processo avrà fine. Tanto tra i video consigliati vi metterò anche un video dove già faccio il downgrade che passo da Windows 11 a Windows 10. Mi è già successo una volta e mi è successo che non l'ho filmato
con Windows 7 che sono passato a Windows 10, ma non c'era compatibilità. Anche perché io ho detto, vuoi vedere che per una questione di drive non mi funziona più il computer? Il computer comunque aveva già 10 anni quando ho fatto l'upgrade a Windows 10. Questo computer qua. Ah, bene, riniziando. Era arrivato al 30%, riniziando. Mo vediamo che fa. Comunque era arrivato al 30% questo computer. Questo invece è un computer con Windows 7 che c'ha un Core Duo inside. Intel Core Duo Inside e mi ha dato meno problemi fino adesso per quanto riguarda il sistema operativo, poi è lento come una ciofeca, che quest'altro computer che dice riniziando, riniziando. Bisogna incoraggiarlo. Ecco qua che inizia. Vediamo, vediamo, magari con l'attualizzazione adesso dice che accetta il mio computer, chi lo sa. Io non so perché è partita un'attualizzazione, sinceramente. Non ne vedo la necessità. Se è incompatibile il mio computer, che lo attualizzi a fare. Poi prima che inizia la sezione, vabbè che è un laptop. Dovrebbe essere più veloce. Invece no, vi sconsiglio di comprare i laptop. Adesso sono di moda. Trovi più laptop che computer da scrittorio. Ma io ve lo sconsiglio il laptop. Adesso vediamo quando si decide a partire. Ecco, mi dice aspettare mentre le mantenerlo se in progresso 100%. È ripartito adesso dopo che la schermata era nero e la miseria come lento, mamma mia, ogni volta si rinizializza, si rinizia super lento. Mi sembra che Windows 11 rende più lento il computer, quindi non vi consiglio di installarlo o di attualizzare. Poi, fra l'altro, i benefici sono solo grafici, perché al momento io l'avevo già provato l'altra volta, non è nulla di differente. È soltanto un miglior ordine, un miglior raggruppamento delle applicazioni del sistema, ma nulla di più. E vi faccio vedere intanto che ci siamo gli analytics del mio canale di YouTube. C'ho la bellezza di 11.179 visualizzazioni negli ultimi 28 giorni, perché io lo sottolineo appunto. Sottotitolo a 130 idiomi ogni giorno un mio vecchio video, oppure quando ne esce uno lo sottotitolo in 130 idiomi. E poi che dire, c'ho 842 visualizzazioni le ultime 48 ore. Purtroppo stanno scendendo le impressioni. Da 850.000 a 749 a 794.000, però stanno aumentando le percentuali di click delle impressioni. Ecco qua che ritorna fra di noi in questo mondo Windows 11, che mi sembra che consuma molta energia. Poi devo guardare per il tema che non mi dice più la percentuale di batteria. Vedi, come vedete, molto lento a reagire, come sempre.
molto lento a reagire, ma un po' come il suo fratello minore Windows 10, che poi per me è una versione riadattata. E vediamo un po', intanto che qua si decide. Intanto guardatevi qua che io mica, guardatevi le statistiche che io non vi posso fare vedere. Ecco qua che parte di nuovo, non vi posso fare vedere per ovvie ragioni. Qua di solito da quando ho sottotitolato in tutti gli idiomi, cioè almeno in tutti gli idiomi possibili, 130, c'ho sempre un promedio dalle 14 alle 30 visualizzazioni ogni 60 minuti. Quindi mi raccomando, se volete avere molte visualizzazioni, più che ti guardo, mi guardi, commentami, ti do like, eccetera. Io spendo almeno 2 ore al giorno in sottotitolare molti miei vecchi video in 130 idiomi. Adesso facciamo di nuovo partire per vedere fino a che punto ha inciso l'attualizzazione, che addirittura c'è stata un'attualizzazione in questo Windows 11. Ah no! Oh! E io non so, ma sono ritornato a Windows 10 o sono ritornato, non so, perché il desktop così com'è è allucinante. Non so dove mi trovo, non so veramente dove mi trovo, se sto in Windows 10, Windows 11 oppure in terreno sconosciuto. L'apertura era di Windows 10, no, 11. L'apertura era di Windows 11. Sì, infatti sto ancora in Windows 11. Mi sta a far girare i marron glacé. Sto Windows. Devo chiudere applicazioni che prima o poi devo togliere, ma per pigrizia non lo faccio perché ci sono abituato ad averle. Sono i VPN che non utilizzo. Ecco queste finestre aperte così a casaccio. Allora vediamo la compatibilità. La vediamo subito. Se questa a volte non funziona questo programma. Ecco il processatore non è compatibile. Più dettagli. Tutto come prima, non è cambiato nulla. E adesso che ci tocca fare? Me ne voglio sincerare. Ecco, il processatore non è compatibile attualmente con Windows 11. Che ci tocca fare per non perdere Windows 10? Per non rimanere senza il pane e senza la torta? Andare qui. Configurazione. Cambiato anche il design della configurazione, ma non la lentezza con rispetto a Windows 10. E qua ti scoccia McAfee Virus Scan, sempre che è scaduto, è scaduto. Facciamo qua dice ci deve essere un appartato. Ottenga, può diventare un programma Windows Insider, non mi interessa.
come ecco qua, penso di averlo trovato, quello che bisogna fare. Allora, bisogna andare a sistema, ripristino, allora qua devo trovare il ripristino, vediamo se è questo. Ecco qua, proprio ritornare. Se questa versione non funziona, cerca di tornare a Windows 10. Questo sarà storico, sarà la seconda volta che lo faccio. Track. Ah, ecco, devo fare clic qua accanto perché c'è anche ristabilire. Ristabilire in questo tipo, togliere o conservare archivi personali e dopo reinstalla Windows. No, io voglio ritornare. Voglio ritornare e faccio clic in involvere. Vediamo se parte. Ecco qua. Volver a Windows 10. Preparazione, questo non tarderà molto. Io ho preparato l'uscita questo 10 gennaio che cade, vediamo un po', di lunedì 10 gennaio, di un video tutorial di gastronomia casareccia. Quindi questo video uscirà fra una settimana. Cioè, una settimana dopo, questa cosa mi sta facendo incavolare un po'. Una settimana dopo il video tutorial di gastronomia casareccia. Tanto lo saprete perché lo metto in community, perché altrimenti non ve ne parlo nel video che ho fatto prima, perché è stato estemporaneo. Ieri sera o l'altro ieri si è attualizzato da solo Windows 11, ma chi lo ha fatto attualizzare? Che io l'avevo disinstallato? Ecco qua. Perché ritorni indietro? Beh, io gli metto per tutte queste ragioni. Così si imparano. No, ma no, ma la colpa no. Vediamo se è qua, se c'ho la cronologia. Ah, devo scrivere con queste.
Quindi mettiamo per altri motivi che no, no, non cerco attualizzazioni. No, perché sì, tanto è possibile che durante il processo vari tardi minuti non potrà usare il computer, lascialo attaccato, tenderà a installare alcune applicazioni quando perderà lo scambio realizzato, perderà i cambi realizzati, la configurazione dopo l'attualizzazione a Windows 11. Copia di archivi di sicurezza. No, non li ho fatti perché tanto già sono una copia di quelli che ho nel vecchio computer. Sì, ci occorre la contrassegna per iniziare. Grazie per aver provato Windows 11. Beh, ecco, praticamente mi dice grazie per aver provato Windows 11. Se avrai nostalgia di ciò che abbiamo migliorato nella ricerca, la sicurezza all'inizio, potrai ritornare a Windows 11 quando vorrai. Cioè, in pratica hanno migliorato poco di Windows 10, capito? È tutta un'operazione commerciale. Ecco qua. Riniziando. Mamma mia, io ho paura di rimanere senza sistema operativo nel computer. Io che amo il plug and play del quale ci ha abituato la Microsoft, non vorrei ridurmi come qualche nerd tecnologico che invece vuole smanettare, vuole smanettare. Io conosco molte persone che hanno messo in protesta su un computer nuovo come il mio, che però non ha i requisiti perché ha dei componenti del 2016. Addirittura io ho il microchip di sicurezza che non tutti hanno. Molti sono passati a Linux per protesta in un computer nuovo, ma tieniti il Windows 10, no? E poi non sanno che fare perché ti devi riempire di pizzetti perché gli devi dare costantemente istruzioni a una qualsiasi versione di Linux. Quindi Linux è peggio di Windows. Cioè, già che stai, allora in protesta comprati un computer Apple. Ma mettere Linux in un computer nuovo, perché fosse un computer vecchio Windows, allora si può pure capire. Un computer che addirittura che non ha Windows 7 o 8, ma che c'ha Windows Vista, allora XP, ma non un computer che ha appena 19, 20, 21, 3 anni. Questo mio computer portatile ha 3 anni, cioè non so quando l'avranno fabbricato, ma perché ci sono io adesso mia madre mi ha comprato una macchina fotografica, una compatta della Sony che non so se è del 16 o del 14, ma è nuovissima. Non so se l'avranno fabbricata nel 2021, a marzo 2021, oppure se l'avevano in stock di magazzino, conservata benissimo. Ma sembra nuova, sembra fatta nel 21, eppure tecnologia del 14 o del 16. Quindi vedete come le Sony, incluso le grandi marche, ci possono prendere in giro per i fondelli quando vogliono, ci vendono tecnologia. Tu prendi una laptop nel 18 e c'è il microprocessore del 16. Magari l'architettura è del 16 ed è stato continuato, e lo hanno continuato a costruire anche nel
nel 21, nel 18 ed è del 16 o del 14, quindi tutto fritto e rifritto. Qua si sta, cioè in pratica io quando è successo che si è installato automaticamente Windows 11 ho accettato, non ho cancellato. Bisogna cancellare le attualizzazioni compulsive di Windows perché si continuerà a reinstallare Windows 11. Ma io ho detto che bello, si vuole reinstallare di nuovo Windows 11, questa Windows 11. Questa volta vorrà dire che invece l'hanno corretto, e invece no. L'altra volta neanche mi spiegava, 4 mesi fa, il 13 aprile, non so, il 13 agosto. 13 agosto. Credo che sia stato il 13 agosto del 2021. Manco mi spiegava le ragioni dell'incompatibilità. Adesso mi ha detto che il microprocessore. Dicono che col tempo lo stanno mettendo a punto. C'è un anno di tempo, una breccia di un anno per riuscire a installarlo. Ma poi dicono, anche se è compatibile al 100%, perché stanno riducendo le esigenze minime al minimo, poi Windows 11 si continuerà attualizzare e a quel punto occuperà così tanta memoria che in pratica sarà lento il tuo computer. E poi non ci scordiamo che lasceranno di dare diciamo un appoggio tecnico a Windows 10 fra qualche anno. Quindi che succede se tu riesci a installare Windows 11? E passa un anno da quando l'ha installato, che non hai più supporto tecnico per Windows 10, cioè devi passare una versione pulita perdendo tutti i dati. E se invece proprio scade Windows 10, non potrai più ritornare a Windows 10 e magari Windows 11 inizia a darti problemi nel tuo computer, quindi dovrai cambiare computer. Quindi, anche se il tuo computer è compatibile, io ti consiglio vivamente di non attualizzare a Windows 11. Se tu pensi avere Windows 11, fa come ti suggeriscono loro. Comprati un nuovo computer. Un computer che per il momento non sono usciti, ma che abbiano un Windows 11 nativo, pulito. Perché non conviene in un computer che ha le caratteristiche del 2018-2016 installare Windows 11. Loro stessi lo dicono, perché consumerà un botto di risorse e poi alla fine non servirà a niente. Quindi vediamo se io in presa diretta vi faccio vedere che sono ritornato per l'ennesima volta a Windows 10. L'altra volta ci aveva impiegato più tempo. Ecco qua. Restaurando la versione anteriore di Windows. Chissà quanto tempo ci impiega a restaurare la versione anteriore di Windows. Deve in pratica rimettere tutti gli archivi nel loro posto, nelle loro cartelle, le cartelle nei loro posti, togliere tutte le cartelle di Windows 11, togliere l'old Windows che ci aveva Windows 10 e rimetterlo al suo posto, al posto di Windows 11, togliere tutti gli iconi, togliere tutte le indicazioni che aveva fatto. Ma come potete vedere, qua io già avevo fatto
un rollback downgrade, che titolo ho messo, da Windows 11 a Windows 10, ritorna a Windows 10. Ecco, io qua vi faccio vedere un video, quel video che vi avevo raccomandato di guardare nel caso io finissi sempre parte con la pubblicità. Download, A Windows 7, rollback, mi diedero rollback. 30 giorni di tempo, adesso mi danno solo 10 giorni di tempo. Se voglio migrare da Windows 11 a Windows 10 senza perdere gli archivi, queste cose poi mi fanno magari sfuriare. Windows 10 è durato più di 10 anni, perché io ho avuto il mio computer, ce l'ho ancora, ve lo farò vedere, con Windows 10 dal 2010 a oggi. È andato fuori servizio, mi sembra, nel 2020, gennaio 2020, qualcosa così. Ma io ho un computer con Windows 10 dal 2018, 19, 20, 21, sono 3 anni, e dicono che Windows 10 andrà fuori servizio nel 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 anni. Cioè, un computer mi è durato il sistema operativo 10 anni, quest'altro mi durerà 7. Puoi vedere che dopo, già che si consolida Windows 11, a metà del processo uscirà fuori un Windows 12, un Windows 13. Ma però Microsoft, c'ha tu non ragione. avevi detto che ormai non ci sarebbero più stati sistemi operativi e si sarebbe costantemente attualizzato Windows 10? Guarda, Come mai adesso esce mi Windows tremava 11? il video. Comunque, bando alle ciance, passiamo al video. 3, 2, 1, via con l'argomento del giorno. Ma come? Download Già non hai parlato per mezz'ora l'argomento del Windows giorno? 5 11. minuti, 6 minuti che stai parlando? Different from Windows 11 Ah, to Windows 10. quando mi Don't riguardo change. dopo 4 mesi e rido. Ecco, innanzitutto che vi faccio vedere il mio vecchio computer del 2010, un dual core duo, Uguale, oh. Mi sembra che ve l'ho fatto vedere pure stavolta. dice lo schermo, i parlanti e tante robe in giro. Comunque, questo è il portatile del 2018, fine 2018, un Lenovo. Io ho cercato addirittura nel cartone per vedere le caratteristiche tecniche.
è tutto ok, non si capisce che cosa non vadi, ma adesso procediamo. Naturalmente adesso smetto di registrare perché vi devo accendere il portatile per fare l'operazione. Ecco qua, la notebook, che in realtà poi dentro c'è scritto nel hardware, nel software, che è un laptop, Lenovo IdeaPad 320. Qua dice Pentium Insight dell'Intel, però è un quad core. Accendiamo il bottone. Vabbè, adesso l'idea è che ve lo andate a vedere voi l'altro video perché altrimenti si fa troppo largo questo. Non è che ve lo posso registrare tutto, ma un dettaglio a cui volevo chiamare la vostra attenzione: la schermata d'inizio di Windows 11 ha migliorato, almeno quella. Come potete vedere, era un po' bruttina, la schermata d'inizio di Windows 11 che mi era toccato il 13 agosto del 2021. E come potete vedere, era un po' bruttina. C'è qualche differenza con poi le barre ci avevano meno applicazioni e invece adesso accetta più applicazioni. E poi vediamo. Ecco, qua c'è il programma, l'assistente per vedere se c'è. Ho filmato male, ma vediamo se. Ecco qua, che mi dava dei colori. Ecco, mi dava dei colori e il mio computer era nella fascia rossa, quindi con dei problemi proprio gravi per non essere ammesso, anche se non mi diceva la ragione per la quale non avrei potuto passare a Windows 11. Scorri per i dettagli, che è successo? Ah, 2-1 pubblicità. Ecco, ah Ecco no, qua le me lo diceva. informazioni che ci dà. Il fatto che non ci avrà magari un acceleratore grafico, andassero bene. D'altra parte è un computer questo del 2010. Il PC non compie con i requisiti, infatti non diceva che cosa, ma diceva soltanto che il computer, il PC, non risponde con i requisiti per Windows 11. E adesso invece non so, forse non ho fatto clic su più informazioni, ma adesso proprio ti dicono che cos'è che non funziona. Quindi è cambiato anche il programma Windows Insider, cioè è cambiato il programma per stabilire che cosa. Prima era più generico, funzionava male, infatti quelli della Microsoft si sono scusati perché non compiva non ti diceva perché proprio non potevi installare. Almeno adesso lo sai che è una questione di microprocessore. E poi qua ho sempre scritto vabbè, faccio vedere come sempre il cellulare che mi sono comprato, il Moto E7 i Power, grazie a che YouTube mi ha pagato. Schermo di 6,5. Vabbè, ma adesso poi il video ve lo metto in descrizione. Il video precedente del perché ho dovuto disinstallare Windows 11 ve lo lascio in descrizione, altrimenti sto trasmettendo un video nel video e questo video non viene più, non finisce più. Poi viene così pesante che lo devo editare
in 8 ore. Poi vabbè che lo carico in 10 minuti. Comunque, voglio fare vedere che per ritornare a Windows 10 ci impiegherà 4-5 ore. Ancora sta facendo l'operazione per ritornare alla versione anteriore di Windows. Ci impiegherà un sacco di tempo, quindi io non starò qui a filmare tutta l'operazione, perché tanto poi molti di voi conosceranno Windows 10. Non è che inizia la schermata iniziale di Windows 10 e buonanotte al secchio. Poi devo mettere la password e inizia la sessione. Non è che roba dell'altro mondo. Quindi, care amiche e cari amici, qui finisce questo estemporaneo video che ho voluto fare per dirvi a tutte e tutti voi che anche se avete un computer idoneo, portatile o fisso, a poter installare Windows 11, non lo fate perché questa non sarà la versione definitiva, si andrà aggiornando di attualizzazione in attualizzazione fino a diventare così pesante da non essere più tollerato dal vostro computer. E se passano 10 giorni non potete ritornare ad avere Windows 10 con tutti i vostri dati. E se passa un anno, mi sembra, non potrete cambiare, passare a Windows 10. E poi Windows 10 finisce di avere l'assistenza nel 2024 o 2025. Quindi, se per caso vi riuscite a installare Windows 11, magari con qualche sotterfugio, e poi non potrete ritornare a Windows 10 perché non troverete un Windows 10, una ISO ufficiale. Magari vi dovrete affidare a qualcuno che bonariamente vi metterà a disposizione una ISO che magari sarà hackeata, qualche hacker. E quindi io vi sconsiglio, a meno che non vi comprate, fra poco usciranno dei computer con Windows 11 nativo e allora sarà tutto un altro discorso. Ma non installate neanche se avete un ottimo, a meno che non sia un ottimo computer fatto nel 2021 o 22, e allora c'ha più le carte più che in regola come per avere Windows 11. Vi lascio perché altrimenti questo video viene troppo pesante. E continuate a seguirmi, mi raccomando, e condividiate questo video affinché anche altri stiano accorti, stiano attenti. Arrivederci! Adesso lo passo subito ad editare ed uscirà il 17 gennaio, tanto quando esce lo saprete. Ciao!